Si è tenuta questa mattina nella Sala Núñez di Via Verdi la conferenza stampa sul concorso Cittadini del sito UNESCO, aperto alle scuole medie inferiori per la diffusione dei valori e della cultura nel centro storico di Napoli. Il concorso è un progetto pilota che l'Osservatorio UNESCO del Comune di Napoli avvia per la prima volta nel 2015, con lo scopo di rafforzare l'impegno dei cittadini del futuro nei confronti del patrimonio materiale e immateriale del sito UNESCO partenopeo. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca, l'assessore all'UNESCO di Pompei, Margherita Beatrice, e la presidente dell'Osservatorio dell'UNESCO, Elena Coccia. Questa iniziativa che segue il protocollo d'intesa che abbiamo fatto come città metropolitana con i vari siti UNESCO della provincia, dell'ex provincia, oggi città metropolitana, ha questo scopo di far sentire gli alunni di queste delle scuole che hanno partecipato, che partecipano a questo progetto, come cittadini di un sito UNESCO. Il concorso coinvolgerà in rete studenti dei siti UNESCO della città metropolitana che frequentano scuole situate tra Napoli, Ercolano, Pompei, Torre Annunziata e Trecase. Attraverso approfondimenti interdisciplinari, i ragazzi, coordinati dai docenti, dovranno individuare un itinerario culturale nei pressi del primo istituto scolastico che considerano di valore. Il percorso dovrà essere poi illustrato graficamente. Il progetto si chiama Talking Stones, quindi mediante la registrazione delle vibrazioni e dei suoni che il sito manda a noi, è come se il passato in qualche modo potesse ancora parlarci anche per quanto riguarda l'ascolto. Stiamo portando avanti questo progetto a Strade Fir, Napoli Portici 1839, la prima ferrovia d'Italia, dal 1998 con i nostri alunni, per rivalutare questo sito che è stato abbandonato e vive, diciamo, un poco abbandonato e nel degrado.